Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Lancia Stratos, la regina dei rally, il modello in scala 1 a 8, l'uscita è la numero 67, edizione Centauria e il modello, oltre ai tanti titoli vinti, ha vinto il rally di Monte Carlo nel 1976 col pilota Sandro Munari e il suo navigatore Silvio Maiga. Andiamo a dare un'occhiata all'interno del fascicolo. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili e servizi. E qui andiamo a montare il secondo degli ultimi sedili del grande navigatore Silvio Maiga, nonché copilota. Intanto saluto tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie con tutto il cuore ragazzi, come vi ho già detto, ma non mi capita tutti i giorni, ho superato il milione di visualizzazioni totali. Mi raccomando, alle persone che mi guardano ma non si iscrivono, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. In questa fase di montaggio, come appena detto, andremo a fare il montaggio che in realtà abbiamo già eseguito nel sedile del pilota. Quindi prendiamo il nostro modello, anzi prima facciamo quello che ci dicono qui. Innanzitutto andiamo a vedere il sedile nel navigatore, che ha le righe a differenza di quello del pilota che è più liscio. Poi abbiamo l'imbottitura in spugna. La base del sedile e la struttura del sedile. Questo in gomma, plastica, plastica, spugna. Due serie di viti AP, RP, da avvitare esclusivamente sulla plastica e quindi non usate nessun tipo di lubrificanti, mi raccomando. Andiamo a mettere prima questo, lì ci dicono di mettere prima la spugna, ma se mettiamo prima la spugna ce la facciamo, ce la troviamo in fondo poi. Facciamo così e poi la correggiamo da qua sopra. Ecco, perfetto. Sono decisamente stanco perché questo è il 16° video che faccio oggi. Poi appena ho tempo li pubblico, ragazzi, anche perché vanno corretti, lo sapete. E devo mettere anche le 31 lingue di traduzione. Ecco qui. Gli direi che è perfetto. Adesso mettiamo le viti e blocchiamo il primo pezzo. Prendiamo quindi 4 viti AP. Anzi, scusatemi, 4 viti RP. Quelle che hanno il collarino più largo, che è come se ci fosse una rondella per evitare che la gomma possa uscire dal perno.
Poi vi faccio vedere la soluzione ultimata che vi ho consigliato con i chiodini, quelli dorati o cromati, come li trovate voi. Che ripeterò ovviamente anche su questo sedile. Bene, stringo tutto. A questo punto inserisco la base. Quattro viti a P, alla fine rimanete con me perché prendo tutto quello che ho montato fino al numero 67 e poi ci salutiamo. Adesso posso stringere. Perfetto. Bene, adesso prendiamo una vite RP sì, non serve crearsi filetto, è una plastica molto tenera, quindi non serve. Prendiamo quindi il nostro modello, eccolo qui, stupendo, bellissimo, e vi volevo far vedere il lavoro ultimato con i chiodini che ho messo, ecco qui, trovo che sia carino, rispetto alle viti sicuramente lo è. Dove ho acquistato queste viti? La sezione ve la devo già data nel video precedente, è 1,3 mm, è importante perché se la prendete più grande la testa sarà più grande e poi è troppo esagerata. Ho preso un sacchettino così, mettete quello che volete dentro, non importa la lunghezza della vite del chiodino, l'importante è la sezione. Ricordatevelo, 1,3 mm, che è molto più piccola del foro, però la testa è giusta. Se la prendete più grande, entra meglio nel foro, perché balla di meno, ma la testa è troppo grande, ed è, secondo me, esagerata, ed è antiestetica. E poi la tagliate, come vi ho fatto vedere nel video numero 66. Ecco qui. Adesso andiamo a montare il sedile. Io prima mi monto le cinture di sicurezza come ho fatto l'altra volta perché vado molto meglio. Rispetto a quanto invece ci fanno vedere loro che ci fanno montare già il sedile perché mi dà meno fastidio. Adesso non devo fare altro che prendere queste due, una e due, e andarle a inserire qui. Vi ricordo che il perno è saldato qua sotto e si libera man mano che io svito questa sulla parte superiore, quindi la parte metallica dovete farla entrare sulla parte superiore di questa, chiamiamola borchia. Svito un po',
Non tirate le cinture, altrimenti vi spazientite e non va bene. Mettiamo la seconda. È molto importante sapere che la parte alta, la parte dove dovete lavorare, tutto diventa più semplice se tenete in considerazione quello che vi ho detto. Credo che sia già a posto così, avete visto? Stringo forte e faccio il controllo, quello che è importante. Mi accerto che tutte siano libere di potersi muovere. Questa lo è, questa lo è, questa sopra lo è e anche questa. Perfetto. A questo punto inserisco il mio sedile. Da qua, senza tirare le cinture, altrimenti si sfilano. Ecco qui. Avete visto? È tutto più semplice. Perché non avete il sedile che vi crea spazio e quindi avete meno libertà di movimento con le dita. A questo punto posso andarmi a mettere la mia vita RP sotto e bloccarmi il sedile. Ecco qui, controlliamo se è libero di scorre, altrimenti la vado ad allentare un po'. Va benissimo. Questo in realtà potrei spingerlo un po', quello del pilota, perché ha troppo gioco. Ecco qua, non ci dobbiamo giocare però. Ragazzi, cosa vi devo dire? Soltanto chi ha questo modello nelle mani si rende conto della magnificenza di questa riproduzione. Bellissima. Adesso prendo gli altri pezzi e poi ci salutiamo e ci diamo appuntamento ai prossimi video. Guardate ragazzi, ogni volta che prendo questo modello tra le mani mi emoziono. Per tutto quello che vi ho già detto, chi mi segue lo sa, in altri video. Copertura del gruppo fari secondari, un musetto che è un'opera d'arte, guardate, cosa vi devo dire più di quello che dicono le immagini stesse? Questo è il telecomando. Spegnimento non è l'accensione, come scrivono loro. Questo spegne solo tutto. L'accensione è questo, gruppo fari primari, i due fari esterni grandi, fari secondari, quattro faretti, accensione, clacson e stop, pedale del freno. Questa poi andrà messa così. Dietro il portellone, il coprimotore, non il portellone, il coprimotore, e aprendosi noi avremo accesso al pacco batterie. Ecco qui. Stavo pensando se c'era qualcos'altro che dovevo farvi vedere. Capita a volte che mi dimentico, ma penso di no.
Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo. Un saluto a tutti i vostri cari più cari, un grande abbraccio a voi. Mi raccomando, condividete i miei video nei gruppi dedicati se ritenete che possano servire, così mi darete un'ulteriore mano per crescere in questo mio progetto che, insomma, non lo so come andrà a finire. Questi sono i due tubi poi che andranno nel radiatore, quello che metteremo anteriormente per il raffreddamento del motore, andata e ritorno. Ecco qui. Ciao a tutti ragazzi, grazie veramente del vostro tempo.